Quello che andremo a fare oggi è una breve video guida sugli aromi che caratterizzano il vino. Noi ci concentreremo oggi sugli aspetti olfattivi e vedremo tutti i dettagli durante il nostro video. Il primo gruppo di aromi che andiamo a spiegare oggi è costituito dai cosiddetti aromi primari. Questi sono i profumi tipici del vitigno utilizzato per la vinificazione. Gli aromi primari sono per lo più presenti nelle bucce degli acini, ma si sprigionano e diventano riconoscibili soprattutto dopo la fermentazione. Per fare alcuni esempi possiamo citare le tipiche note di peperone verde e erbacee, che sono caratteristiche del Cabernet Sauvignon e del Merlot. Gli aromi di bosso, pompelmo e frutti della passione, invece, sono ad esempio tipici del Sauvignon Blanc, del Pinot e del Gewurztraminer. Gli aromi cosiddetti secondari sono quei sentori tipici che si sprigionano durante il processo fermentativo. Gli aromi secondari danno al vino odori floreali o fruttati, talvolta frutti rossi, talvolta frutti bianchi o esotici, tipo ananas o banana, oltre al classico sentore vinoso. Questi aromi sono fortemente influenzati dalla varietà di lieviti che agiscono durante la fermentazione. Ogni varietà di lievito, infatti, rilascia nel vino, oltre all'alcol, differenti sostanze aromatiche durante la fermentazione. Infine, gli aromi terziari sono anche detti aromi di affinamento. Questo perché si derivano dalla permanenza del vino nelle botti in rovere durante l'affinamento. Tipi diversi di legno e diversi trattamenti dello stesso possono infatti cedere al vino dei sentori principalmente balsamici e speziati. Tra quelli più comuni ci sono caffè, cacao, affumicato, caramello e vaniglia. Ora che abbiamo compreso quali sono gli aromi presenti nel vino, anche voi da casa potete individuarli durante la vostra degustazione. Mi raccomando, seguiteci su YouTube e su Facebook. Alla prossima, ciao!